presentata stamane la conferenza nazionale dei comitati paritetici territoriali per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'evento, giunto alla sua 8ª edizione, vedrà la partecipazione degli organi direttivi di tutti i 99 comitati paritetici che sono i veri registi delle politiche di prevenzione in tema di sicurezza nei cantieri edili. L'obiettivo è continuare l'opera di riduzione del numero di infortuni sul lavoro. Alla conferenza di questa mattina erano presenti Antonio Dintino, presidente dell'ente ospitante CPT Pescara, Enrico Susi dell'INAIL Abruzzo e il presidente della Commissione Nazionale Comitati Paritetici per la Sicurezza in Edilizia, Daniele Becci. In queste tre date il mondo dell'edilizia, che si occupa di sicurezza nei cantieri appunto del settore, si confronta dai dati di un anno di attività, dati che, le dico subito, sono confortanti. Il trend degli infortuni e degli incidenti mortali è un trend a decrescere, 4% in meno si è ottenuto. Tutto questo fa parte di un discorso che le parti sociali a livello nazionale, cioè l'ANCE e le tre sigle sindacali che firmano il contratto dell'edilizia, hanno ben investito nel settore dei CPT, una cifra di circa 30 milioni di euro all'anno indirizzata proprio alla prevenzione nei cantieri edili. Che cosa si può fare per prevenire ulteriormente, per abbassare questa percentuale di infortuni sul lavoro? Lo strumento migliore è assolutamente quello della prevenzione. Lo strumento è quello della prevenzione con una adeguata formazione nel settore dell'edilizia, tanto è vero che nell'ultimo contratto è previsto per i nuovi entrati in edilizia un modulo di 16 ore proprio per far sì che chi si avvicina per la prima volta a un cantiere abbia una serie di indirizzi proprio dettati dall'esperienza ormai ultradecennale del sistema di CPT che prevenga gli infortuni.